I cavalli dell'ottava corsa si apprestano ad entrare nel pistino interno e quindi nei nastri. Sono in 10 dopo il ritiro di Belle Époque. Su Patrick A.S. c'è Crescenzo Maione. All'uscita dai nastri, la rottura di Patrick A.S. ha un'incertezza anche Aliante I, dopo riesce a riprendersi, viene attaccato al largo da Ossigeno Bigi. I due imboccano la prima curva apparigliati. Ossigeno Bigi si ritrae in seconda posizione ed è Aliante Ido ad esprimersi al comando. 14 e 7 con partenza da fermo, il primo parziale. In terza posizione si è sistemato Belmarino, anch'esso veloce a precedere Zippi Fredo MLF. Aliante Ido completa il quarto iniziale in 30 e mezzo. Adesso riduce un po' il ritmo, comincia a gestire il battistrada. Nulla cambia nella fase successiva, anzi cambia che Aliante Ido rallenta ulteriormente, una frazione in 16 e mezzo. Aliante Ido, Ossigeno Bigi, Belmarino, per linee esterne Big John LF ne approfitta per avanzare. 800 in 1,3 e mezzo. Aliante Ido adesso affiancato da Big John LF. Nella scia di Big John c'è Zippy Freedom, in terza ruota Bonera Jet che punta in avanti. Primo chilometro completato dal leader in 1,20. Evidentemente gli 800 li abbiamo presi male. Aliante Ido impegnato da Big John, costantemente in terza ruota Bonera Jet, seconda pariglia per Zippy Freedom, lungo i paletti Ossigeno Bigi. È cambiato drasticamente il ritmo. Aliante allunga sotto la spinta di Big John LF, entrambi in controllo, un quarto intermedio in 29 secchi, a dimostrazione di quanto adesso si vada veloce. Si volta Enrico Maisto di dentro, trova Ossigeno Bigi, ma a largo Big John intensifica gli attacchi, al miglio in 2-3 sta passando Big John LF. Big John inseguito da Zip Freedom LF, Ossigeno Bigi che deve trovare da correre. Retta d'arrivo, Big John pare aver chiuso la partita, ci prova Zip Freedom, ma Big John mantiene vantaggio inalterato, si riprende Aliante Ido, Big John adesso deve essere richiesto. Big John LF apparigliato sul traguardo da Zippy Fredom, ma per il terzo Aliante Ido. 2,33, cioè 13 per il secondo giro. Vedete le battute conclusive con Big John che deve stringere i denti, Zippy Fredom LF lo raggiunge. I due terminano sul traguardo perfettamente apparigliati. E quindi c'è bisogno del giudice d'arrivo anche in questa circostanza. Foto tra 6 ed 8. Per il terzo il 2 Aliante Ido. Media ufficiale di 1,17,1 per chi vince. È tutto da Agnano, arrivederci alla prossima giornata di corse. Giovedì 19 corse al galoppo, venerdì 20 corse al trotto. Buona serata a tutti.